Mister Padula, primo tempo molto bene qui ad Aprilia, lo United non trovava sbocchi, poi alla fine forse quell'1-2 inizio secondo tempo ha un po' destabilizzato la partita. Sì, buonasera a tutti intanto. È vero, non è la prima volta che ci succede, pure a Latina Scalo la stessa cosa. Abbiamo avuto un 10 minuti di blackout, tipo oggi, e niente, dobbiamo lavorare su queste amnesie difensive, ma collettive, diciamo, non difensive, perché tutta la squadra a un certo punto come se stacca un po' la spina, non siamo abituati alla categoria che devi stare 60 minuti sul pezzo, quindi basta che molli un po' la presa, poi con squadre così tecniche su un campo così piccolo vai in difficoltà, come è successo. Peccato perché il primo tempo comunque abbiamo dimostrato di essere all'altezza, quantomeno all'altezza. Poi sono venuti fuori magari la maggior rotazione loro, visto che oggi avevo 3 assenze importanti, anche già da sabato scorso, però purtroppo i ragazzi che ci sono comunque devono giocare, quindi diciamo che la differenza è stata lì, però merito a loro perché comunque il secondo tempo hanno aumentato i ritmi ed per noi è stata più difficile. Al di là della partita di oggi, comunque fino a questo momento come giudica il campionato della sua squadra? No, lo giudico positivo perché noi siamo partiti bene, comunque da neopromossa dobbiamo salvarci, non dobbiamo andare oltre determinate posizioni di classifica, la classifica la dobbiamo guardare alla fine. Diciamo che le prestazioni sono state buone fino adesso, abbiamo fatto 2 vittorie e quindi stiamo lì comunque per il nostro obiettivo. Chiaramente non puoi venire qui ad Aprilia e pensare di portare via 3 punti tanto facilmente perché comunque è una squadra attrezzata per un livello superiore, però il primo tempo mi fa stare tranquillo per la salvezza, insomma. Mister Serpietri, primo tempo probabilmente è merito dello Sporting Terracina che si è difeso bene, un United con i giri un po' ridotti, poi nel secondo tempo meglio. Sì, diciamo che sì, merita a loro che hanno fatto un'ottima difesa, però io credo che adesso in questo momento noi veniamo da una situazione che diciamo che un po' ci ha compromesso quelle sicurezze, no, che avevamo a inizio anno, e dobbiamo essere intelligenti a riprendere quel cammino che abbiamo intrapreso all'inizio dell'estate in preparazione. Quindi ovvio, oggi non siamo stati abbastanza lucidi, ma credo che sia solo un dato fatto da questi 2 mezzi falsi che abbiamo fatto, però credo che la strada è quella giusta. Poi nel secondo tempo io ai ragazzi ho detto che se sbloccavamo il risultato sicuramente trovavano quella tranquillità che poi è venuta. Poi ho fatto giocare, diciamo, anche i ragazzi dell'Under 21, ho cercato un po' un attimo di tranquillizzare sto spogliatoio, e diciamo che i ragazzi mi hanno ascoltato e poi alla fine è andata come doveva andare. E oggi mi volevo soffermare proprio sui ragazzi dell'Under 21, Rosina, Macheda, insomma sì. Punti anche su di loro, visto che comunque stanno facendo bene. Sì, e diciamo che questi ragazzi vengono allenati da me, da Cristian Torbiani, e quindi loro fanno tutto quello che fa la prima squadra, quindi quando salgono in prima squadra diciamo che sono abbastanza agevolati anche da questo, perché il lavoro è lo stesso. Noi ci puntiamo perché comunque sono dei ragazzi in prospettiva con delle ottime qualità, è ovvio che sono, la maggior parte vengono dal calcio, e stiamo facendo un ottimo lavoro, e quello che io chiedo sempre a loro è quello di non guardare il risultato, ma diciamo di lavorare in prospettiva, quindi da cominciare ad amare sto sport, perché per chi viene dal calcio è difficoltoso arrivare qui, spazi ridotti, e quindi, però devo dire che loro sono un gruppo affiatato, sono tutti quanti ben uniti, amano questo sport anche se è da un mese che lo praticano, e loro sistematicamente in settimana a turno 4-5 vengono sempre in prima squadra, quindi noi ci contiamo molto, tantissimo.